bisogno della traduzione. No. Ok, Mrs. Janneke. Nice Bert. Bert. Scusi. Molto più giusto. Ah, ciao. Lui ha 23 anni, siamo a neppure all'asilo. E voi fai il professore, ho capito sì, bene. Sto, sì, sì, si è appena laureati, sono la sede della scuola. Ok. The mayor is greeting you. Now I'm going to translate his words, ok, in English. Allora, ragazzi, benvenuti, sono contento che voi siate nella mia città, spero che il vostro soggiorno qui sia piacevole e spero che riusciate ad apprezzare quella che è una delle caratteristiche della nostra città, essere molto accoglienti, è una città molto ospitale, questo è proprio nel DNA dei cittadini di Cerignola, è una caratteristica di cui siamo molto orgogliosi. Okay, welcome everybody. The mayor greets you and above all hopes that your stay here in his town, in our town, will be very, very good for you. Above all, that we could appreciate the most important, the first characteristic of our people, of our town. It is to be friendly, to be very hospitable, and above all, very warm with you. Spero che questa vostra esperienza serva sia ai ragazzi di Cerignola che ai ragazzi che sono oggi nostri ospiti per capire il valore e l'importanza dell'accoglienza. Dobbiamo avere le braccia spalancate nei confronti di tutti. Bellissimo. His hope, his first hope is that you can appreciate the value, the importance of being very, very friendly with everybody, without any distinction, no race, no religion. We should have our arms open to welcome everybody you meet in your pathway, in your life. Bene. Io vorrei ringraziare il sindaco per questa gradevolissima presenza, collaborazione ed è testimonianza dell'attenzione nei confronti del mondo della scuola e di quello che la scuola tenta di realizzare anche ai fini, diciamo, ecco, di questa educazione all'accoglienza, educazione alla cittadinanza europea e democratica. Mondiale.